Un pomeriggio ero seduto fuori dal caffè della Pè a contemplare lo splendore e la desolazione della vita parigina e a riflettere in compagnia del mio vermouth sulla strana commistione di orgoglio e povertà che mi sfilava davanti, quando mi sentii chiamare per nome. Voltandomi, vidi Lord Murchison. Ci eravamo persi di vista dai tempi del college, quasi 10 anni. Ero quindi molto contento di incontrarlo e ci stringemmo calorosamente la mano. A Oxford eravamo stati grandi amici. Mi piaceva moltissimo. Era così bello, così brillante, così leale. Dicevamo di lui che sarebbe stato il migliore degli uomini se solo non avesse detto sempre la verità, ma credo che in realtà l'ammirassimo proprio per la sua franchezza. Lo trovai molto cambiato. Aveva un'aria inquieta e perplessa, come se fosse in dubbio su qualcosa. Non poteva trattarsi di scetticismo moderno, perché Murchison era un Tory convinto e credeva nel Pentateuco con la stessa fermezza con cui credeva nella Camera dei Lord. Conclusi quindi che c'era di mezzo una donna e gli chiesi se fosse già sposato. «Non conosco abbastanza le donne», rispose. «Mio caro Gerald», dissi, «le donne devono essere amate, non capite?» «Non posso amare qualcuno di cui non mi fido», ribatté. «Credo che ci sia un mistero nella tua vita, Gerald», esclamai. «Dimmi tutto». «Andiamo a fare un giro in carrozza», disse lui. «Qua c'è troppa gente». «No, non una carrozza gialla, qualsiasi altro colore. Ecco, quella verde scuro può andare». Un attimo dopo stavamo trottando lungo il boulevard in direzione della Madeleine. «Dove andiamo?» chiesi. «Oh, dove vuoi», rispose lui. «Andiamo al ristorante nel Bois, pranzeremo e mi racconterai tutto di te». «Prima voglio sentire la tua storia», dissi. «Il tuo segreto». Estrasse di tasca un astuccio in marocchino con un fermaglio d'argento e me lo porse. L'aprì. All'interno c'era la fotografia di una donna. Era alta e snella e i grandi occhi assenti e i capelli sciolti le davano un'aria curiosamente pittoresca. Sembrava una clairvoyante ed era avvolta in un'elegante pelliccia. «Che ne pensi di questo volto?» disse. «È sincero?» Lo studiai con attenzione. Sembrava il volto di qualcuno che aveva un segreto, ma non avrei saputo dire se fosse un segreto bello o brutto. Era una bellezza plasmata su molti misteri, una bellezza più psicologica che plastica, e il debole sorriso che giocava sulle sue labbra era troppo sfuggente per essere davvero dolce. «Ebbene!» esclamò con impazienza. «Che ne dici?» «È la Gioconda in pelliccia di zibellino», risposi. «Dimmi tutto di lei». «Non ora», disse lui. «Dopo pranzo». E cominciò a parlare di altre cose. Quando il cameriere ci portò caffè e sigarette, ricordai a Gerald della sua promessa. Si alzò dalla sedia, camminò su e giù per la sala 2 o 3 volte e, sprofondando in una poltrona, mi raccontò questa storia. «Una sera, verso le 5, disse, stavo camminando per Bond Street. C'era un terribile affollamento di carrozze e il traffico era quasi fermo. Lungo il marciapiede c'era una piccola vettura gialla che per qualche motivo attirò la mia attenzione. Superandola, vidi affiorare il volto che ti ho mostrato questo pomeriggio. Mi stregò all'istante. Ci pensai tutta la notte e tutto il giorno seguente. Vagai su e giù per il triste viale, sbirciando dentro ogni carrozza e aspettando la vettura gialla, ma non riuscii a trovare ma belle inconnue e alla fine mi convinsi che era stato solo un sogno. Circa una settimana dopo, fui invitato a casa di Madame de Rastai. La cena era fissata per le 8, ma alle 8:30 stavamo ancora aspettando in salotto. Alla fine, il domestico spalancò la porta e annunciò Lady Alroy. Era la donna che avevo cercato. Entrò assai lentamente, come un raggio di luna avvolto nel merletto grigio, e con mio grande piacere mi fu chiesto di accompagnarla a tavola. Quando fummo seduti, osservai con innocenza. «Credo di averla vista in Bond Street qualche tempo fa, Lady Alroy». Lei si fece pallidissima e mi disse sottovoce: «La prego di abbassare la voce, potrebbero sentirla».
Dispiaciuto di quell'inizio maldestro, mi tuffai a capofitto in una conversazione sulle commedie francesi. Lei parlò pochissimo, sempre con quel tono basso e sommesso, quasi avesse paura che qualcuno la stesse ascoltando. Mi sentivo follemente, stupidamente innamorato, e la vaga atmosfera di mistero che la avvolgeva accendeva in me un'incontenibile curiosità. Quando si congedò, subito dopo cena, le chiesi se potevo andarla a trovare. Esitò un attimo, si guardò attorno per vedere se c'era qualcuno nelle vicinanze, poi disse: «Sì, domani alle 5:15». Implorai Madame de Rastaille di dirmi qualcosa di quella donna, ma tutto ciò che riuscii a sapere fu che era una vedova con una splendida casa in Park Lane, e quando un rompiscatole con il pallino della scienza attaccò una tiritera sulle vedove, quali esempio della sopravvivenza del coniuge più adatto al matrimonio, salutai e me ne tornai a casa. Il giorno dopo arrivai in Park Lane puntuale come un orologio svizzero, ma fui informato dal maggiordomo che Lady Alroy era appena uscita. Triste e alquanto perplesso, mi recai al club e dopo lunga riflessione le scrissi una lettera, chiedendole se mi era concesso riprovarci un altro pomeriggio. Mi rispose solo diversi giorni dopo, un breve messaggio in cui mi informava che sarebbe stata a casa domenica alle 4, aggiungendo questo post-scritto straordinario: «La prego, non mi scriva più a questo indirizzo. Le spiegherò quando ci vedremo». Domenica mi ricevette e fu assolutamente cordiale, ma quando stavo per congedarmi mi implorò, in caso volessi scriverle di nuovo, di indirizzare la mia lettera alla signora Knox presso la biblioteca di Whitaker, Green Street. «Per certi motivi», disse, «non posso ricevere lettere a casa mia». Quella stagione la vidi spesso e non perse mai quell'aria di mistero. A volte pensavo che ci fosse di mezzo un uomo, ma sembrava così inaccessibile che stentavo a crederci. Brancolavo nel buio. Quella donna era come uno di quegli strani cristalli che si vedono nei musei e che un attimo sono trasparenti e l'attimo dopo opachi. Alla fine decisi di chiederla in moglie. Ero stufo della continua segretezza che imponeva alle mie visite e alle poche lettere che le mandavo. Le scrissi alla biblioteca, chiedendole se potevamo vederci il lunedì successivo alle 6. Accettò e mi sentì al settimo cielo dalla gioia. Ero invaghito di lei. Nonostante il clima di mistero, pensavo allora. Proprio per questo mi rendo conto ora. No, era la donna in sé che amavo. Il suo mistero mi turbava, mi faceva impazzire. Perché il destino l'aveva messo sulla mia strada? «L'hai scoperto, dunque?» esclamai. «Temo di sì», rispose. «Puoi giudicarlo tu stesso». Quando fu lunedì, andai a pranzo insieme a mio zio e verso le 4 mi ritrovai in Marylebone Road. Mio zio, sai, vive a Regent's Park. Per andare a Piccadilly, decisi di prendere una scorciatoia e di attraversare una serie di viuzze squallide. All'improvviso vidi Lady Alroy che camminava di fretta davanti a me, il volto coperto da un velo spesso. Giunta all'ultima casa in fondo alla strada, salì i gradini, estrasse una chiave ed entrò. «Ecco il mistero», dissi fra me e me, e mi affrettai verso la casa. Sembrava uno di quei posti che danno stanze in affitto. Sulla soglia vidi che le era caduto il fazzoletto. Lo raccolsi e me lo misi in tasca, poi cominciai a riflettere sul da farsi. Arrivai alla conclusione che non avevo il diritto di spiarla e presi dunque una carrozza per il club. Alle 6 andai a trovarla. Era distesa su un divano e indossava la sua solita veste color argento intessuta di strane pietre di luna. Era davvero bella. «Sono così contenta di vederla», disse. «Oggi sono rimasta in casa tutto il giorno». La guardai sbalordito e togliendomi il fazzoletto di tasca glielo porsi. «L'ha perso questo pomeriggio in Cumnor Street, Lady Alroy», dissi imperturbabile. Lei mi guardò terrorizzata, ma non prese il fazzoletto. «Cosa ci faceva là?» chiesi. «Che diritto ha di interrogarmi?» rispose lei. «Il diritto di un uomo che l'ama», risposi. «Sono venuto per chiederle di diventare mia moglie». Si nascose il volto tra le mani e scoppiò a piangere a dirotto. «Me lo deve dire», continuai. Lei si alzò e guardandomi dritto in volto disse: «Lord Murchison, non ho niente da dirle». «Aveva un appuntamento»,
gridai. È questo il suo segreto. Era pallida come un cadavere. Non avevo nessun appuntamento. Non può dirmi la verità, esclamai. Gliel'ho detta, fu la risposta. Ero fuori di me, deliravo, non ricordo cosa le dissi, solo che erano cose orribili. Alla fine corsi fuori di casa. Il giorno dopo mi scrisse una lettera. Gliela ritornai senza aprirla e partì per la Norvegia insieme ad Alan Colville. Quando tornai un mese dopo, la prima cosa che vidi sul Morning Post fu la notizia della morte di Lady Alroy. Aveva preso freddo all'opera ed era morta 5 giorni dopo per una congestione polmonare. Mi chiusi in casa e non volli vedere nessuno. Dio mio, quanto avevo amato quella donna! «Sei tornato in quella strada, in quella casa?» gli chiesi. «Sì», rispose. «Un giorno sono andato in Cumnor Street. Non potevo farne a meno. Il dubbio mi tormentava. Bussai alla porta e venne ad aprire una donna dall'aria rispettabile. Le chiesi se aveva delle stanze da affittare. «Vede, signore», rispose, «le stanze sarebbero affittate, ma dato che sono 3 mesi che non vedo la padrona e nemmeno la pigione, posso darle a lei». «È questa la signora?» dissi, mostrandole la fotografia. «Sì, è proprio lei», esclamò. «Quando tornerà, signore?» «La signora è morta», risposi. «Oh, la prego, mi dica che non è vero», disse la donna. «Era la mia pensionante migliore. Mi pagava 3 guinee la settimana solo per sedersi nel salottino di tanto in tanto». «Incontrava qualcuno?» chiesi, ma la donna mi assicurò che non era così e che veniva sempre sola. «Cosa diamine faceva allora?» gridai. «Sedeva nel salottino, tutto qua, signore. Leggeva dei libri e a volte prendeva il tè». Non sapevo cosa dire. Così le diedi una sovrana e me ne andai. «Ora, cosa ne pensi di questa storia? Non crederai che quella donna mi abbia detto la verità?» «Sì che ci credo». «Ma che motivo aveva Lady Alroy di recarsi là?» «Mio caro Gerald», risposi, «Lady Alroy era semplicemente una donna con il pallino del mistero. Prendeva in affitto quelle stanze per il piacere di andarci con il velo abbassato, immaginando di essere l'eroina di un romanzo. Aveva la passione per i segreti, ma in realtà era solo una sfinge senza segreti». «Lo credi davvero?» «Ne sono sicuro», risposi. Estrasse l'astuccio di marocchino, l'aprì e guardò la fotografia. «Chissà», disse infine.